benvenuto sul podcast di Massimo Petrucci, il podcast sul marketing, lead generation e vendita. È una fredda giornata di dicembre del 2002. Daniel Kahneman sta salendo sul palco dell'Università di Stoccolma per ritirare un premio molto ambito. È il premio Nobel per l'economia. Dov'è la notizia? La notizia veramente interessante è che Daniel Kahneman non è un economista, bensì è uno psicologo e sta presentando una teoria molto complessa che dal punto di vista del marketing però si traduce in concetti piuttosto semplici che possono aiutarti a presentare la tua offerta in maniera più allettante e più convincente. La teoria si chiama teoria del prospetto e ti suggerisco di approfondirla, magari di andarla a leggere. Ma dal punto di vista del marketing vediamo che cosa accade. Sostanzialmente la teoria ci dice che le persone fanno delle scelte non puramente logiche e razionali, ma si basano su percezioni e soprattutto si basano da un punto di partenza, quindi da un punto di confronto. Ti faccio un esempio semplice. Immagina di star per entrare in un negozio per acquistare una sveglia dal valore di 35 euro. Improvvisamente ti ferma un amico e ti dice che 5 km più avanti la stessa sveglia la puoi comprare a 25 euro. Che cosa fai? Compri la sveglia a 35 subito o ti fai quei pochi chilometri per comprare la sveglia a 25 e risparmiare 10 euro? Se sei come la maggior parte delle persone, più o meno il 75%, farai quei chilometri per risparmiare 10 euro. Ora immagina quest'altro scenario. Stai entrando nel negozio questa volta per acquistare un notebook dal valore di 500 euro. L'amico ti ferma e ti dice che 5 km più avanti lo stesso notebook lo puoi acquistare a 490 euro. Che cosa farai? Ti farai quei 5 km per risparmiare quei 10 euro? Probabilmente no, se sei come la maggior parte delle persone, perché quei 10 euro confrontati a 500 ti sembrano una cifra irrisoria. Eppure, razionalmente, dal punto di vista logico, sono sempre gli stessi 10 euro e sono sempre gli stessi 5 km. Quello che è cambiato è il punto di riferimento. Un altro esperimento condotto sulla vendita di un barbecue diceva che normalmente il costo di questo barbecue era intorno ai 250-260 euro. Il prezzo di listino però è 350 euro. Quindi la prima volta questo barbecue è stato presentato con prezzo di listino 350 euro, prezzo di vendita 250 euro. La maggior parte delle persone che sono entrate nel negozio e hanno visto questa offerta hanno acquistato il barbecue. Lo stesso barbecue, lo stesso modello, questa volta è stato messo in sconto rispetto più o meno al prezzo medio, quindi da 255 euro è stato proposto a 240 euro. Le vendite del barbecue, pur se il prezzo era inferiore ancora del prezzo della prima offerta, si sono ridotte tantissimo e il barbecue ha venduto molto poco rispetto alla prima volta. Perché questo? Perché il punto di riferimento, ovvero il punto di partenza, nel primo caso da 350 siamo scesi a 250 risparmiando 100 euro. Nel secondo caso da 255 siamo scesi a 240 risparmiando 15 euro. Anche se il prezzo di vendita finale era più basso del prezzo dell'altra offerta, questa stessa offerta sembrava poco conveniente. A proposito di numeri, molto spesso ci si chiede: è meglio presentare un'offerta dal punto di vista percentuale, lo sconto dal punto di vista percentuale o dal punto di vista degli euro? C'è una regola molto interessante che ti invito a prendere in considerazione che si chiama regola del 100 e consiste in questo. Immagina di acquistare una maglietta più o meno da 25 euro e di avere uno sconto di 5 euro. Cosa preferisci? Cosa ti sembra più conveniente? Un'offerta dove ti dice che risparmi 5 euro o un'offerta dove ti dice che risparmi il 20%? Se sei come la maggior parte delle persone, probabilmente l'offerta più accattivante è quella del 20%. Infatti, tutti quei prodotti che hanno un costo inferiore ai 100 euro, quindi stiamo parlando ad esempio di libri, prodotti da supermercato e così via, si tende a mettere uno sconto in percentuale perché la percezione sembra molto più alta. Ad esempio, se stai acquistando, che ne so, un piatto da 15 euro, una cosa è avere lo sconto di 3 euro e una cosa è avere lo sconto del 20%. Sono sempre 3 euro, però quel 20% ti dà la sensazione di uno sconto molto più interessante su quei 15 euro. Quindi in linea generale, se devi decidere se applicare uno sconto in percentuale o uno sconto in euro, applica sempre questo concetto, il concetto del 100. Se la cifra è più bassa di 100 euro,
conviene generalmente mettere il prezzo di sconto in percentuale. Diversamente ti conviene mettere lo sconto in euro. Ad esempio, se stai acquistando un computer da 2000 euro e hai lo sconto del 10%, oppure hai subito lo sconto di 200 euro, quelle 200 euro ti sembreranno più accattivanti rispetto alla percezione di uno sconto di 10 euro. Bene, spero che queste informazioni ti siano utili, ti invito ad approfondire la teoria del prospetto perché è veramente molto interessante e la prossima volta che stai per decidere uno sconto, applica la teoria del 100. Ti auguro una bella giornata e sii felice ovunque tu sia. Ciao! Ti aspettiamo su massimopetrucci.com.